Allora, eccoci qua, buongiorno. Non andiamo via. Agora, vedete, Easy Junior, pronti? Allora, come avete capito, insomma, i nostri giornali sono qui. Un miliardo per il lavoro ai giovani, lavoro, e di questo ha parlato ieri il Presidente del Consiglio. Senza lavoro l'Italia muove, scrive l'Unità. E dall'altra parte le tasse, IVA su letta a casa. Pressing del PDL, se non si ferma l'aumento il governo non va avanti. Tra lavoro e tasse ci muoviamo oggi per raccontare anche che cosa sta succedendo in Parlamento. IVA, la rivolta dei commercianti. Ieri il ministro Zanonato, che era appena stato qui in questa trasmissione, aveva fatto capire che l'IVA tutto sommato sarebbe aumentata, non si poteva fermarla, è stato fischiato dai commercianti. Va bene. Allora, io ringrazio intanto i nostri cittadini sull'albero e poi qui in studio. Grazie a Mario Mauro, ministro della Difesa. Buongiorno Mauro. Grazie di essere con noi. Roberto Speranza, capogruppo del PD alla Camera. Buongiorno, buongiorno Speranza. Buongiorno. E Fabrizio Cicchitto, deputato del PDL, grazie di essere tornato qui ad Agorà. Abbiamo chiesto di farci aiutare oggi, ci facciamo aiutare da Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera. Francesco, buongiorno. Da David Parenzo, giornalista, conduttore, domani debutta su Rai 3 in prima serata La guerra dei mondi, qui su Rai 3, che andrà in onda ogni venerdì per 4 puntate, ma poi forse anche di più, se grazie. Funziona, se va bene, insomma, no? Vediamo. Sì, vediamo. Il pubblico dice non mettiamo limiti alla provvidenza. Non mettiamo limiti alla provvidenza, come dice lo stesso presidente del Consiglio Letta, da cui io voglio partire, perché ieri il pesciolino Nemo è stato protagonista, si è cercato di spiegare con Nemo che cosa deve fare l'Italia di questo governo di larghe intese. Partiamo da Nemo. Ecco qua, non Nemo spiega per l'appunto e cerca di far capire e riesce alla fine a far capire a tutti quei pesci che sono lì che se sbattono ognuno in una direzione diversa non ce la faranno mai, ma gli spiega che se tutti spingono con le loro forze nella stessa direzione succede il miracolo. Il miracolo è esattamente quello che succede nel film, cioè tutti tirano nella stessa direzione, si rompe la rete. La rete li libera e Nemo ritrova il papà. È un messaggio per i bambini fortissimo, ma io penso che alla fine i messaggi semplici per i bambini forse dobbiamo recuperarli anche noi. Allora, Ministro Mauro in studio, oggi il Corriere scrive un miliardo per il lavoro ai giovani, lì siamo partiti direttamente dai bambini per spiegare che cosa deve fare il governo delle larghe intese, comunque dirottare i fondi dell'UE verso l'occupazione, questo sin dall'inizio è stato, diciamo, il punto centrale del governo Letta e comunque delle comunicazioni che Letta ha dato, dei programmi che ha letto al Senato e alla Camera. A che punto siamo? Ma intanto forse vale la pena recuperare per pochi istanti la sequenza logica della crisi italiana. È sicuramente l'anno e mezzo che ha preceduto le ultime elezioni, è stato un anno e mezzo che ci ha visti affrontare la tensione finanziaria, la crisi finanziaria. Per fare questo sono stati fatti enormi sacrifici dal popolo italiano e con l'aiuto delle istituzioni e del Parlamento quella tensione finanziaria è stata riportata in termini che rendono possibile oggi affrontare gli altri due elementi della crisi, l'aspetto occupazionale e l'aspetto della crescita. Quindi il compito del governo di grande coalizione è spegnere la tensione occupazionale e garantire quei fattori che possono portare alla crescita. Perché riusciamo nell'impresa? Bisogna capire una cosa semplicissima da parte del governo, sì. E cioè che la logica della grande coalizione non è la logica della media degli interessi in gioco dei partiti che la compongono. A volte sembra, Ma invece la capacità di mettere sul tavolo una nuova creatività che possa utilizzare le risorse pur minime che ci sono per produrre buone idee. Il decreto cosiddetto del fare, che sarà oggetto del prossimo Consiglio dei Ministri, cioè essenzialmente è la sintesi di quelle procedure. Sì.
Va bene, ora il problema però sui giornali oggi, ancora una volta, visto che le larghe intese non sono una media tra centrodestra e centrosinistra, però è un problema di impostazioni. L'Unità oggi scrive: senza lavoro l'Italia muore, e invece il giornale dice: attenzione, perché se sale l'IVA, se salgono le tasse, quindi tasse o lavoro, Letta se ne va a casa. C'è speranza questa difficoltà, questi, come dire, due punti di partenza diversi da destra e sinistra. Da una parte le tasse, meno tasse, dice il PDL, dall'altra il lavoro. Si riparta innanzitutto dal lavoro, dice il Partito Democratico. Dove si trova, diciamo, una via di mezzo, una soluzione? Ma guardi, io penso che sono due parti dello stesso problema. Proverei, diciamo, a non metterle l'una contro l'altra, perché avrebbe sinceramente poco senso. Noi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di far ripartire il paese, di rimettere benzina nei nostri motori. Dopo un risanamento difficile che comunque ci ha portato ad alcuni risultati, noi oggi abbiamo bisogno di ridare fiducia all'Italia, e si ridà fiducia all'Italia se si liberano risorse. Non c'è un partito del fisco e un partito contro il fisco, non c'è un partito del lavoro e un partito contro il lavoro, le due cose si tengono assieme. Si tratta di mettere quanti più soldi possibili nella, diciamo, strada dell'allargamento, sì, della produttività di questo paese, dell'area di produzione, di lavoro. Questo io penso che sia il punto. Allora, nei prossimi giorni noi siamo chiamati a scelte importanti, con il decreto del fare di cui si è parlato, e anche rispetto ad alcune vicende legate a dinamiche diciamo di imposte, di fisco. Io per esempio sono tra quelli che continuo a dire con una certa chiarezza che la rimodulazione dell'IMU che noi dobbiamo fare può essere costruita in modo intelligente, con un criterio di progressività, perché io che ho un'indennità da parlamentare, sinceramente l'IMU posso pagarla, non ho difficoltà, sì, diciamo, a pagare l'IMU per le abitazioni di cui sono proprietario, e quelle risorse che si liberano facendo pagare ai ceti che se lo possono permettere l'imposta sulla casa possono essere utilizzati per bloccare altri punti, penso all'IVA. Dal nostro punto di vista bisognerà fare tutto il possibile, c'è una discussione in corso, non c'è ancora un punto di caduta certa, Zanonato è stato molto cauto ed è, sì, giusto che sia così, però il nostro punto di vista non può non essere quello: proviamo a liberare più risorse possibili. Ed è evidente che aumentare di un punto l'IVA è un danno enorme per il paese, sì, non solo per i commercianti, voglio dirlo con serenità, che sono una categoria che sta subendo in maniera fortissima questa fase di crisi. Oggi tenere aperte le saracinesche per un commerciante è difficilissimo, ma poi l'IVA colpisce il consumatore quotidiano, quello che ogni giorno fa X acquisti durante la sua attività quotidiana. Sì. Allora io dico: non abbiamo tantissime risorse, si tratta di capire le risorse che abbiamo come le collochiamo. Io le collocherei il più possibile mettendo monete e liquidità su quei ceti che spendono di più. Qual è il punto? Se uno guadagna 10.000 euro al mese, o tu gli dai 100 euro in più o 100 euro in meno, non cambia la sostanza. Quei 100 euro probabilmente finiscono in un conto bancario e stanno lì, producono interessi. Se io li metto 100 euro in più in tasca a chi ne guadagna 1.000, invece quei soldi vanno in consumo, e quel consumo alimenta economia, oltre al fatto che serve anche allo Stato, perché va a finire a sua volta in IVA e quindi ritorna nelle casse, nella finanza pubblica. Lei ha toccato il punto centrale, l'IVA. Il 1° luglio il governo Monti ha stabilito che l'IVA debba aumentare dal 21 al 22%, un punto percentuale. Ieri Zanonato: mi piacerebbe essere qua a dire che l'IVA non aumenta, vorrei, ma non lo posso fare. Allora l'ha detto qui ad Agorà e poi l'ha detto a la Commercio. Me lo fai sentire, per favore? Sì, esatto, Antonio. Ricostruiamo appunto il vorrei ma non posso di e soprattutto cos'è successo Flavio dopo, Zanonato. Però, come? E cos'è successo dopo? Esatto, cos'è successo dopo, perché lui lo ha detto prima qui ad Agorà, poi ha ripetuto più o meno le stesse parole a Confcommercio, ma vediamo la reazione. Si dice: non aumentate l'IVA, volentieri se si riesce a fare, perché non dovremmo farlo? Ed è una cosa che farebbe piacere a tutti, ma non dimentichiamoci che è stata una condizione per uscire dal procedimento di infrazione. Mi piacerebbe essere qua e potervi dire: non aumenteremo l'IVA. Non è che non lo voglio fare, è che non lo posso in questo momento fare. Si tratta... Allora, se mi fate vedere per favore il cartello che abbiamo preparato da uno studio della CGIA di Mestre, 40 anni di IVA,
forse non ce lo ricordiamo, ma nel 1973 Cicchitto l'IVA era al 12%, nel 77 al 14%, sono anni difficili, di crisi, di austerity, l'IVA è molto bassa, almeno con i canoni di oggi, e poi dal 97 passa dal 18 al 20, 21, 22, e qui la progressione di anno in anno in effetti fa paura. Esiste secondo lei questo discrimine tra destra e sinistra, lavoro a sinistra e tasse a destra? Ci stanno dei punti comuni e dei punti di differenza. Uno, per un verso, credo che sabato raschiamo il barile, nel senso cioè che sabato tutte le piccole risorse disponibili e così via le metteremo in campo per dare una mano in varie direzioni. Questo non risolve il problema, però è una prima soluzione. Dopodiché io ho un dubbio su procedure di stampo classista rispetto al resto, perché oggi la situazione paradossale nella quale stiamo è che la recessione che ha colpito è una recessione, se mi si consenta l'uso di un vocabolo che appartiene a un altro lessico, è una recessione tra virgolette interclassista, nel senso che sta colpendo piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, professionisti, sta massacrando i giovani perché stanno al 40% di livello di disoccupazione e ha creato e crea dei problemi rispetto agli andamenti salariali dei lavoratori dipendenti, cioè ci troviamo di fronte ad una situazione di questo tipo, per cui nessuno può dire che bisogna andare più in una direzione o in un'altra. Il ragionamento che noi facciamo è questo: bisogna dare una botta forte sul terreno di vedere di ripristinare dei meccanismi di domanda, perché se ricomincia la domanda e la domanda oggi non c'è la gente che si mette i soldi al risparmio. Se si rimette in moto la domanda, per questo noi facciamo il ragionamento sia sull'IVA sia sull'IMU, e per quello che riguarda l'IVA, forse Zanonato, se si fosse letto le dichiarazioni di presentazione del governo da parte di Enrico Letta, quei fischi non li avrebbe presi, perché Enrico Letta era stato cauto ma aveva detto faremo il possibile. Lui invece ha dato la sensazione ai commercianti, una categoria che registra il fatto che diminuisce continuamente, ci stanno non so quante aziende che chiudono e così via, ha dato la sensazione che tre che ne chiudono una ne apre, il problema è che due vanno a pallino, muoiono. E inoltre i commercianti poi vivono le difficoltà dei loro clienti, quindi questo è il punto. Poi c'è una questione più generale sulla quale è aperto una riflessione: IVA, IMU e il tipo di confronto che va aperto a livello dell'Unione Europea con la Germania, con la signora Merkel. No, perché vede, c'è un punto. Però ci chiedo, c'è un punto paradossale che poi può dare il senso pure dell'intesa che abbiamo fatto fra due partiti che fino a poco tempo fa non erano avversari, erano addirittura nemici. Il punto è che ci troviamo in questa situazione paradossale. Il ministro che è stato prima a Bruxelles ne sa più di me. Insomma, gli Stati Uniti, la Federal Reserve stampano moneta aumenta liquidità, il Giappone lo fa, noi in Europa non possiamo stappare carta moneta, viviamo una fase diversa. Questo è il dramma che stiamo vivendo. No, ma Cicchitto, questo è ovvio, la Banca Centrale Europea non può stampare moneta, ormai lo sa chiunque, chi è a casa in questo momento lo sa, ce lo avete ripetuto da anni ormai, no? La nostra impossibilità di stampare moneta. Dopodiché lei l'ha presa larga.
La cosa interessante si di può questa prendere la larga o prendere la stretta. Sì, come ma rimane vuole. Un dato di fatto, come, cioè non è come vuole, lo discutiamo stamane con stiamo parlando dall'IVA, lo discutiamo stamattina ad Agorà e sappiamo che la banca centrale non può stampare monete. Benissimo, grazie, lo abbiamo ricordato, ottimo. No, c'è di peggio. Dopodiché, però, sul punto è interessante in questa fase politica ricordare quello che ha detto il ministro Mauro. Cioè Mauro dice: noi abbiamo un progetto che è quello di fare alcune cose e non pensiamo direttamente al futuro, cioè alle elezioni, cosa che invece legittimamente i partiti, cioè quelli che sostengono il governo delle larghe intese, fanno. Quindi è ovvio che anche su un tema come quello dell'economia ognuno sta lavorando pro domo sua. A me fa sorridere quando oggi leggo sui giornali il capogruppo del PDL Brunetta Olei che dice: belli i fischi a Zanonato, ma è il vostro governo, cioè il governo di larghe intese lo state sostenendo voi. Quando io leggo oggi e sento le vostre dichiarazioni di chi dice: beh, ottimi i fischi a Zanonato, quando Zanonato Donato semplicemente ha ricordato, non è che siccome viene dal PC, PDS, chi DS, ha detto ottimi fischi a Zanonato? Antonio, io non saluto i fischi di nessuno. Brunetta, mi sembra che Brunetta oggi ha detto giusti i fischi a Zanonato. Ce l'abbiamo Brunetta, lo possiamo far sentire? Giusti, no, i fischi a Zanonato. Mi fai sentire intanto è il vostro Epifani, ministro. Io voglio sentire. È anche il vostro ministro. E Alfano? Sì, perché Alfano Brunetta sostiene la tesi del ministro. Lorenzo dice si pensa alle elezioni, c'è già conflitto da campagna elettorale. Giustamente ognuno di loro pensa alle elezioni, cioè pensa al futuro. Ma chi pensa alle elezioni? Le elezioni tra l'altro abbiamo avuto pochi giorni fa, quindi non stiamo pensando diciamo a questo, stiamo pensando, il vostro pensiero stiamo, i vostri interessi sono rivolti alle urne, diciamo. Un processo alle intenzioni che potresti largamente risparmiarti. No, no, per le intenzioni è presto, in effetti ci sono state l'altro ieri le elezioni. Sentiamo per favore Epifani, diciamo, e Alfano. Esatto, una dichiarazione a larghe intese, convergenza tra Epifani e Alfano proprio su questa questione. Quindi dell'IVA, le larghe intese insieme. Ci sono, poi ognuno potrà pensare alla campagna elettorale, diciamo futura, il più possibile, però intanto eccole qua. E sentiamo. Si sta lavorando per trovare i soldi per evitare l'aumento dell'IVA. È un lavoro faticoso, tutti coloro i quali devono pensare a questo ci stanno pensando, a cominciare dal Ministro dell'Economia. È evidente che noi lavoriamo per evitare che il punto di IVA venga incrementato. Di evitare l'aumento dell'IVA in un momento in cui i consumi stanno precipitando. E quindi anche da questo punto di vista il Partito Democratico ha trovato molte ragioni su cui convenire rispetto all'analisi del presidente di Confcommercio. Allora, e allora non vedo, no, che, vabbè, non vedo bene, qual è il problema, scusami, sai. Allora, Verderami, fermo, i due segretari non vedo proprio dei due partiti, qual è il problema che poni. Sono perfettamente d'accordo. Ma scusate, non so, penso che la, insomma, la ripensè che c'era dietro il ragionamento del collega era un po', come dire, troppo accelerato sui tempi. Questo A è un paese che non si può permettere le elezioni. B, questo è un paese che è sfinito dalle elezioni. C, questo è un paese che deve essere governato. E penso che gli stessi politici, che certamente proiettano il loro pensiero verso l'elettorato e quindi verso il consenso, sì, però è diverso dall'impostazione che lei ha dato, cioè è completamente diverso. Rispetto a questa logica, oggi i partiti, le forze politiche hanno un altro problema, che è il problema di come portare questo paese vivo sull'altra sponda e quindi conseguenzialmente di come uscire i partiti vivi da questa sfida. Se introduciamo il tema dei giochini, come dire, dei tentativi di sgambetto, io penso, e penso che i leader politici lo pensino, non uscirebbero vivi. Dimostrazione ne è la difficoltà nella quale è caduta il Movimento 5 Stelle, nato per mettere in crisi definitivamente, per aprire la scatoletta, così era stato detto, del Parlamento, della politica, è finito per essere esso stesso il più politicista di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, e adesso ne sconta le conseguenze. Quindi magari il ministro Zanonato, con senso di responsabilità, però
ha peccato in comunicazione. Sì. Perché andare. Zanonato, il ministro, non ha detto che non si leverà questo aumento. No, forse del punto ha peccato in franchezza, cioè scusate, ha peccato in comunicazione, non in franchezza, perché il ministro Zanonato non ha detto che aumenterà il punto dell'IVA. Sono qui e non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire perché ancora non l'abbiamo approntato, non ve lo posso dire perché ho anche da rispettare determinati accordi. Ho detto si parla, cioè come dire, sì, c'è sì, un problema di carattere comunicativo. Poi c'è. Ah, eccolo qui. Ecco, mi piacerebbe essere. Vorrei, qui. Ma non posso vorrei, dire. Ma non lo ecco, posso che fare. Non aumenta. Ecco. Dopodiché ci sono anche problemi di rapporti con Bruxelles. Cioè, Letta invece ha detto soltanto vorrei, non ha detto ma non perfetto. Posso. Perfetto, e quindi probabilmente anche, si arriverà a un compromesso sia sull'IVA sia sull'IMU per la rimodulazione di queste due balzelli ormai che stanno ammazzando un paese che sta subendo una sporchissima guerra, una guerra nella quale c'è un solo paese che ha tratto beneficio, un paese verso il quale l'Europa intera ha dato una grande mano d'aiuto quando si è trattato di riunificarlo, che sta incassando solo quando riunificarlo nel 2003 sono usciti dal che adesso sta incassando i dividendi dello spread, e tuttavia da parte dell'Italia, e su questo secondo me andrebbe fissato il dibattito, non sulla logica peraltro speculazione inteso nel suo senso, sua eccezione, cioè di cercare di prendere i voti che i partiti hanno. Il dibattito andrebbe spostato su questo tema, e cioè, posto che ci sono delle pesanti responsabilità da parte della Germania, che adesso già incomincia ad avvertire la pesantezza del momento, però ci sono delle responsabilità nostre italiane che non possono essere, come dire, dimenticate. Allora, la burocrazia non è che ce la cambia l'Europa. L'enorme tasso di corruzione non è che ce lo risolve l'Europa. Il problema di una pubblica amministrazione elefantiaca ma certo. Non è che ce lo risolve l'Europa. Allora, questo intese. Governo riesce. E questa è la cosa di cui parlava di sabato Cicchitto. Si cerca di raschiare il barile. Si cerca per il di momento si cerca saggiamente, a mio avviso, di portare avanti questo passaggio in attesa dell'autunno. Perché il vero passaggio del governo, a mio avviso, sarà l'autunno con la legge di stabilità. E su questo punto poi, se vorrai, si potrà discutere, perché avverto attorno a Saccomanni, già al Ministro dell'Economia, non delle tensioni, ma delle aspettative, che non vengono solo dal centrodestra. Perché paradossalmente, naturalmente non dirò la fonte, ma insospettabili esponenti del PD, e l'onorevole Speranza sa di chi sto parlando, sostengono che le tesi di Brunetta su Saccomanni non sono poi così peregrine. E lo stesso ministro della difesa che voi avete ospite in studio dice che sì, Saccomanni ha fatto un'ottima gestione di questa prima parte, ma lo ha detto pubblicamente, forse sarebbe venuto anche il momento di trovare anche delle idee, non diciamo creative perché ricordano tempi passati, però. Allora, cosa sta facendo Saccomanni, ministro delle finanze? Sta cercando di appunto trovare i modi per raschiare questo barile, Mauro, un po' questo il senso. Qual è la sua perplessità? Intanto il Ministro dell'Economia ha le idee chiare perché ha saputo portare all'interno dell'azione di governo una logica semplice ma efficace, cioè non quella dei cosiddetti tagli lineari che finivano col deprimere. I tagli lineari, per intenderci, erano quelli per cui poi rimase famoso all'epoca Tremonti, cioè noi non possiamo fare altro, visto che non abbiamo accordi eccetera, di tirar giù in maniera un po' indiscriminata una serie di spese. In realtà pubblico. Il meccanismo dei tagli lineari è stato trasversale ai governi che sono succeduti ed è molto frutto di un'impostazione legata al modo di intendere nel nostro paese il bilancio dello Stato. Saccomanni i tagli lineari non li fa. Che cosa ha chiesto invece nel seminario di Sarteano ai ministri, il ministro Saccomanni? Ha detto: ognuno di voi faccia un'analisi in profondità di quello che è l'organizzazione della spesa del proprio ministero
e venga al confronto dicendo dove c'è spreco e dove invece c'è la necessità di incrementare e di avere nuove opportunità. E in questo senso vi faccio chiarire due cose perché mi sembrano assolutamente necessarie. La prima è la posizione di chi ha la leadership nei partiti. Io ho incontrato in questi giorni, per attività legate al mio dicastero, il segretario del Partito Democratico Epifani, il presidente del Popolo della Libertà Berlusconi, il presidente del mio partito Mario Monti. Bene, questi tre leader sono fortemente determinati a che il governo vada avanti e non lo dico in modo retorico. Capiscono cioè che c'è una strada, non ce ne sono 15, e che l'opportunità nasce dal fatto che c'è l'occasione per mettere tutta la forza di cui è capace la politica sulla stessa mattonella nell'interesse di famiglie e imprese. Se questo è vero, la strada che noi dobbiamo perseguire è da un lato dare il tempo alle istituzioni e alla politica di operare, perché questo genera fiducia, promuove fiducia. È chiaro, il tempo in questo momento c'è. Dall'altro ci sono delle circostanze non eludibili. Abbiamo voluto, perché porta soldi, uscire fuori dalla procedura di infrazione? Dobbiamo sapere che questo costa e che questo fatto che costa va corrisposto attraverso delle poste che sono nel bilancio dello Stato. Allora, la fermo perché voglio sentire Bonanni. Che cosa dice Bonanni ieri alla CISL? Dice che l'Italia ha bisogno, paese reale, ha bisogno di uno shock fiscale sulle tasse. Allora, sentiamo lo shock di Bonanni allora. Se il governo pensa a un decreto del fare ed è cosa buona, noi rispondiamo bene, ma facciamolo insieme. La situazione sociale e economica, lo sapete, è al limite del collasso. L'obiettivo che noi indichiamo è finalmente uno shock positivo fiscale, un taglio forte delle tasse per rilanciare i consumi, gli investimenti. Allora, Speranza, questo è il leader della CISL che dice è venuto il momento di dare un segnale forte, cioè non di raschiare il barile, ma di dare un segnale che sia evidente dal punto di vista fiscale. Il problema è il cuneo fiscale, cioè quello che sostanzialmente il lavoratore si mette in tasca e quanto invece è costretto a pagare il datore di lavoro. Il cuneo fiscale è spropositato rispetto anche al resto d'Europa. Però al momento, dice Bonanni, diciamo, su questo non si riflette, anzi si parla di IVA e di possibili aumenti. Dal punto di vista, diciamo, fiscale, la situazione è complicata. Guardi, io penso che dobbiamo provare a dirci le cose con grande franchezza e dire anche agli italiani come stanno le cose. Noi dobbiamo fare alcune scelte, perché in via teorica tutte le misure di cui abbiamo largamente parlato sono giuste. Il punto è che non avremo le risorse per fare tutto. Quindi bisogna scegliere, selezionare, capire su cosa noi puntiamo. Io per questo dicevo, e mi permetto di insistere, che immaginare un provvedimento che cancella l'IMU per tutto e per tutti, dal mio punto di vista è una cosa, diciamo, positiva, auspicabile, ma forse non prioritaria se le risorse sono poche. Sicuramente più significativo evitare di un punto l'aumento dell'IVA. Stessa cosa vale per la vicenda del costo del lavoro. Anche qui, immaginare che noi tagliamo il cuneo fiscale, quindi questa distanza tra quanto arriva nelle tasche del lavoratore e quanto l'imprenditore paga, è auspicabile, ma anche in questo caso possiamo farlo per tutti, per tutte le categorie? No. Su cosa ci vogliamo concentrare? A me pare di capire che il dramma più grave col quale noi ci confrontiamo oggi è la disoccupazione giovanile, perché i dati che abbiamo visto, che dicono che un giovane su quattro più o meno dal non Corriere lavora, della Sera. Sì, sono dati terrificanti. I numeri del lavoro, i disoccupati, diciamo, in Italia sono oggi intorno al 12%, ma se poi si va a guardare il dato sulla disoccupazione giovanile, i giovani in Italia sono tra 15 e 25 anni, la cosa sballa anche un po' il senso di questi numeri.
numeri, però comunque il dato è 40,5%, che è di gran lunga il terzo più alto d'Europa. Allora, anche da questo punto di vista, è chiaro che sarebbe auspicabile che il cuneo fiscale si tagliasse per tutti, ma se noi dobbiamo scegliere, che facciamo? Allora io direi, proviamo a immaginare che le nuove assunzioni, ad esempio, le assunzioni di giovani con contratti a tempo indeterminato vengano facilitate lì tagliando in maniera molto molto consistente il cuneo fiscale. Allora io penso che è su questo che noi dobbiamo dirci come stanno le cose e fare delle scelte, che sono delle scelte politiche che io penso possano essere condivisibili, ma sulle quali non esiste una esatta convergenza, perché la nostra idea è che insistere in una fase di difficoltà come questa sull'equità, sulla giustizia sociale, cioè mettere più danaro nelle tasche di chi ne ha di meno, significa non solo fare una cosa giusta sul piano, diciamo, dell'uguaglianza, della giustizia sociale, ma significa aumentare la domanda interna, perché il vero dramma di questo paese è che mentre noi abbiamo importato una crisi tra il 2008 e il 2009 sostanzialmente per una diminuzione del flusso economico internazionale, negli ultimi anni la crisi è tutta nostra. La caduta dei consumi, una caduta dei consumi qui, sempre interni. Dal Corriere della Sera, i redditi e la spesa, eccoli qui. Per aumentare i consumi interni, i soldi vanno messi nelle tasche di chi ne ha pochi, chi quei soldi li usa per spenderli, allora, non per tenerli su un conto. Speranza è questo: questi sono i redditi e questi sono i consumi in Italia, si stanno, come dire, drammaticamente avvicinando, il che vuol dire che noi sostanzialmente spendiamo tutto il nostro reddito in consumo. Questo è Corriere della Sera, cioè non riusciamo neanche a mettere soldi da parte sostanzialmente, e questo per l'Italia, che invece aveva una alta capacità di, come dire, di fare risparmi, è grave. Allora, ecco qui, aspetta Renzo, il problema è questo: la tua trasmissione si chiama La Guerra dei Mondi. Guerra dei Mondi, giovani contro vecchi, questa è la storia, questa roba è qui. lo scontro tra generazioni, un tema di cui si parla ormai da anni, è uno forse degli elementi del paese, del perché il paese è bloccato. Noi proveremo a farlo. Allora, se ne parliamo da anni, perché ne dobbiamo riparlare in prima serata con te? Ne dobbiamo riparlare perché può essere un'occasione per capire davvero, mettendo a confronto due generazioni, cioè gli over 60, i diversamente giovani, per dirla col politicamente corretto, e invece i giovani, provare a raccontare, partendo dal lavoro, quali sono i veri temi che sono sul piatto per chi poi dovrà affrontarli, cioè per la politica. Non lo faremo in chiave, diciamo, con ospiti politici, vorremmo provare a raccontare le storie, quindi le storie del popolo, delle partite IVA, le storie dei giovani che provano ad entrare nel mercato del lavoro e si trovano e si scontrano con un mercato del lavoro dove vengono assunti spesso a tempo determinato. Queste cose qua che diceva Speranza. Esattamente, sì, cioè, è la fotografia del nostro paese dell'oggi. Va bene, allora, però a questo punto, evocati da Verderami poco fa, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché se è vero che i due segretari PD e PDL dicono quasi la stessa cosa ad oggi e che il miracolo delle Argentese sembra persino possibile, sta succedendo in Parlamento qualcosa, e la nostra Rosa Melucci ieri è andata a capire di cosa si tratta. Vediamo. Non esistono questi 30-40 dissidenti? No, assolutamente, anzi lo ha preso da voi, nella maniera più assoluta. L'uscita della collega Gambaro ha creato un po' di nervosismo in alcuni, qualcuno si è posto qualche domanda in più. Ma lei è per l'espulsione o no? A me non piacciono le espulsioni. Nessuno la butterà fuori, nessuno gli farà nessun processo, è tutto normale. Lui lo ha detto però che si allontani, insomma. Sì, l'abbiamo spostata un po' più sulla sinistra. Ma no. Quindi voi non voterete per l'espulsione? Assolutamente no. Grillo ha fatto male, quindi, a parlare come ha parlato? Io non credo proprio che si debba arrivare a una votazione per l'espulsione. Però è lo stesso Grillo che chiede che lei si allontani dal movimento. Io credo che quella lì sia stata una reazione non mediata. È stata una risposta emotiva, diciamo, secondo lei? Secondo me sì. Sono le 8 di sera e in quest'aula la senatrice Gambaro sta chiarendo la propria posizione con i colleghi senatori del Movimento 5 Stelle. Scusi, perché sentiamo delle urla? No, una questione che non c'entra con l'argomento di oggi. Veramente, signori, lasciateci lavorare, lasciateci vivere, per favore. Siamo esseri umani, non siamo macchine. Anche noi, lavoriamo. Ciao.
Adele ci siamo abbracciati, e purtuttavia io ho detto ad Adele chiaramente che il suo è stato un errore. In sostanza non sapete se le spellerete o no. In sostanza stiamo lavorando e vorremmo, è un intervento che non può essere affrettato e superficiale, stiamo ragionando. Guardi, tutto il giorno che la aspettiamo. Non abbiamo parlato di me, quindi abbiamo parlato di altre cose, davvero. Grillo tranquilli. Però continua a dire che lei deve farsi da parte, lei cosa ne pensa? Cosa? Non ho ancora deciso, deciderà il gruppo. Ma lei vuole le scuse di Grillo? Oh. Sì, però le cose poi, insomma, adesso vediamo. Dobbiamo chiarirci ancora, non l'abbiamo fatto. Se riterranno opportuno rimanere che... nel Movimento 5 Stelle? Ma mi sembra di sì, stiamo facendo un buon lavoro. La sua espulsione sul tavolo, no? No, direi di no, in questo mi ha rassicurato. Senta, sì. In tutta sincerità, la sensazione qual è? Che chi dissente è fuori per Beppe Grillo, è così? Non lo so, non l'ho capito neanch'io. Però fino a qualche ora fa ci sembrava un po' più determinata, adesso è o più confusa o più calma, ce lo spiega lei? Sono un po' stanca forse. C'è un po' allora... di paura della gogna mediatica? Beh, un pochino, sicuramente non è una bella cosa, quindi vado a riposarmi, grazie a voi. E così la senatrice Adele Gambaro esce di scena, almeno ieri sera, insomma, almeno in queste ultime ore. Verderami, secondo te lascia, se ne va, è una breccia, come qualcuno peraltro spera, forse dalle parti del PD o magari del PDL, oppure no? Questo è il contrappasso. E la legge del contrappasso è durissima. Anche perché la legge della politica è durissima. Ha una grammatica e delle...